Ciao ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di un argomento che in realtà non ho mai trattato sul mio canale, ovvero i capelli. Voglio raccontarvi un pochettino la mia esperienza con la caduta precoce purtroppo dei miei capelli e come ho potuto realizzare una terapia che fosse congrua per la mia persona e quindi uscirne pian piano. Premetto una cosa molto molto importante, conterò esclusivamente la mia esperienza, però sappiate che prima di iniziare qualunque tipo di trattamento di terapia per i capelli bisogna essere sempre consigliati da un esperto. Subito col dire che io non ho mai avuto i capelli particolarmente spessi, come potete vedere anche dai miei video, i miei capelli sono molto fini purtroppo. Mi piacerebbe avere quelle enormi chiome lunghe, spesse, con i capelli grossi che si possono fare quelle acconciature meravigliose, però purtroppo madre natura mi ha fatto prendere tutti i capelli da mia mamma e quindi sto parlando di capelli davvero molto fini. Purtroppo l'anno scorso mi sono accorta durante i lavaggi nella doccia che perdevo effettivamente un sacco di capelli. Tenete conto che io portavo all'epoca l'extension, tra un fattore di stress, tra un fattore di proprio meccanico in cui andavo a tirare il bulbo del capello e quindi facevo un danno enorme al cuoio capelluto, mi si era formata nella zona qua dietro un buco di queste dimensioni. Ovviamente quando me ne sono accorta era ormai troppo tardi, perché uno dice vabbè sì, perderò qualche capello nella doccia, ma poi uno in realtà non si immagina che può capitare a lui un'alopecia precoce piuttosto che una caduta da stress. Quindi super nel panico ho dovuto cercare tramite consiglio medico una terapia che fosse ottimale per il mio tipo di capello e per la mia persona. Parlerò di quattro prodotti che a me hanno salvato letteralmente i capelli. Ora partiamo dal primo prodotto. È una lozione molto molto conosciuta, la Same Urto. Sono delle fiale monouso che vengono date praticamente per l'alopecia, per la caduta da stress, caduta da gravidanza e un po' tutto quello che riguarda le cadute dei capelli. Praticamente è una lozione da applicare giorno dopo giorno sul cuoio capelluto, in particolare nelle zone dove c'è più alopecia, quindi nelle zone più diradate del cuoio capelluto. Una lozione che velocizza la vita del capello e il suo turnover. Agisce sul capello che sta morendo, in pratica lo fa cadere e velocizza la nascita del capello nuovo, aumentandone anche il numero di nuovi nati. È una fiala a base di resveratrolo, estratto di zenzero e altri estratti vegetali che aiutano a rinforzare il capello. Con queste fiale mi sono trovata bene già dalla prima applicazione. Oltre a dare comunque un effetto di volume sul capello già dalle primissime applicazioni, come vi dicevo, dà proprio la sensazione di avere un sacco di capelli in più nell'arco di poche ore. Ovviamente è una sensazione e basta, perché comunque è una fiala che necessita di molto tempo per favorire il turnover del capello. Quindi io lo applicavo sul capello umido dopodiché non lo sciacquavo, lo tenevo appunto in posa, non mi dava untuosità di capello, anzi come vi dicevo prima accentuava il volume dei miei miseri capelli. All'inizio se ne deve applicare una fiala, che sono 8 ml al giorno per 12 giorni. Il protocollo dice che bisogna comunque continuare per almeno 2 mesi. Io all'inizio l'ho messi per 12 volte consecutive e poi ho cercato di alternare con un secondo prodotto che dopo vi faccio vedere. Già dopo 4, 5, 6 giorni, la prima settimana, c'era già un altro risultato. C'erano molti più capelli e sembrava che la macchiolina di alopecia che si era formata qui dietro nei miei capelli, via via il suo diametro si stesse riducendo. Le lozioni Same Urto sono proprio ad urto. Si vendono in farmacia, sono 12 fiale, al prezzo di 30 euro mi sembra. Ho voluto fare con le lozioni Same Urto 12 giorni intensivi per poi alternarlo un giorno sì e un giorno no. Ovviamente in quel giorno in cui lasciavo il capello a riposo ho voluto applicare un altro prodotto, sempre ovviamente consigliato, ed è lo spray Rev Keratin. È una lozione biorevitalizzante con filtro UVA e UVB, quindi pazzesca anche per uscire. Lo vaporizzavo su tutto il cuoio capelluto e lo vaporizzavo anche sulle lunghezze, anche perché la cheratina, a parte il profumo che era spettacolare, al suo interno, contenendo la cheratina vegetale,
mi dava questo senso di pienezza sul capello. Quindi le lozioni Same Urto le mettevo solo sul cuoio capelluto, massaggiavo e poi lasciavo lì. Invece lo spray Rev Keratin lo utilizzavo proprio come messa in piega, lo applicavo su tutte le lunghezze, sempre a capello umido tamponato, compreso il cuoio capelluto. All'interno contiene la melatonina, tantissimi lipidi e un sacco di vitamine. Quindi con questo prodotto mi sono trovata tra l'altro molto bene, non solo per un fattore di terapia, ma proprio per un fattore di styling. Il protocollo l'ho eseguito per 3 mesi, ovviamente era anche dopo l'estate, quindi mi dava un senso di reidratazione intensissimo al capello. Una cosa che mi piaceva tantissimo quando lo utilizzavo era proprio la sensazione poi anche il giorno dopo, quando il mio capello magari normalmente si poteva un po' aprire come squama e quindi sembrare un po' più crespo, me li manteneva tantissimo in piega. Questa lozione l'avevo pagata 40 euro, ma comunque dura un sacco perché sembra che ce ne sia poca. In realtà sono 200 ml e quindi andate avanti davvero per tantissimo tempo. E poi secondo me era molto utile, come appunto parere medico, alternarla alla lozione Same ad urto proprio. Terzo prodotto che mi ha aiutato tantissimo, ma giuro tantissimo, in questo processo di reintegrazione dei miei poveri capelli è stato lo shampoo. Allora, lo shampoo non diamolo mai per scontato, perché io ho sempre utilizzato degli shampoo anti-giallo, ho utilizzato degli shampoo con cheratina, al botox, ho utilizzato un sacco di prodotti con un sacco di principi attivi, ma vi giuro che io non ho mai visto una trasformazione come con questo tipo di shampoo. La marca Fito, chi mi segue lo sa, io sono un'abbonata ai loro prodotti perché da 40 anni questa azienda fa tutti i prodotti eco-friendly, poi ha un sacco di brevetti. Di solito in ogni loro prodotto c'è una concentrazione quasi del 95% di ingredienti naturali. Lo shampoo si chiama Fito Keratin Extreme ed è una linea di Fito che fa solo questa parte qua di cheratina pura, indicata proprio per la caduta dei capelli. Qui ha due particolarità questo shampoo: ristrutturante e appunto anticaduta. All'interno troviamo la cheratina vegetale, il cocco, il burro di karité e un sacco di vitamine. Quindi con questo shampoo io sono riuscita a ripristinare tutto il mio pH del capello senza andare ad intaccare il lavoro delle fiale. Quindi siamo riusciti in qualche modo a non destabilizzare il lavoro ad urto e di continuare con un prodotto comunque ristrutturante, cheratinizzante, che non fosse troppo estremo e non fosse troppo pesante, in modo da non annichilire il restante protocollo. Di 16 euro circa e ci sono 200 ml di prodotto, quindi ragazzi, se state cercando un prodotto che sia anticaduta, ristrutturante, anche se non avete questi grandi problemi, anche solo nel cambio di stagione, nell'estate, andate al mare, vi straconsiglio il Fito Keratin Extreme. Ultimo, ma ovviamente non per importanza, io qua alzo le mani nel senso che io non sono allergica a nessun elemento di questo integratore alimentare, quindi voi dovete fare prima tutti gli accertamenti del caso. Io ve ne parlo solo per la mia esperienza personale, quindi una cosa che magari va bene a me non va bene a voi: le capsule cistifane di Biorga. Molto molto scettica io sugli integratori alimentari, eppure questo particolare integratore alimentare mi ha fatto solo che bene, mi ha aiutata a velocizzare il processo di ricrescita del capello. Ha due funzioni: rinforza il fusto già presente nel capello e aumenta con i suoi componenti la crescita interna. All'interno ha tra l'altro la L-cistina, la vitamina B6 e lo zinco, quindi sono tutti elementi che sono favolosi per la ricrescita veloce più che altro del capello. Io ne ho prese 4 compresse al giorno per 3 mesi. Adesso sto iniziando la seconda terapia che ho voluto fare per il cambio di stagione primavera-estate 2020, anche se l'abbiamo passata presto che in casa, e combattono la caduta appunto da stress, alopecia, post gravidanza, tutto ciò che fa cadere il capello lui lo contrasta in modo completamente naturale. E mi è piaciuta questa particolarità, che lui fosse veramente veloce come effetto. Infatti queste capsule mi hanno velocizzato un sacco il processo di ricrescita del capello e in più ho notato che il fusto dei miei capelli già esistenti era davvero davvero più compatto, quindi probabilmente le squame si sono chiuse, hanno mantenuto un po' di cheratina sopra o comunque si sono rafforzate, e questo l'ho notato in particolar modo dopo un tot che facevo con delle capsule di Biorga.
Ragazzi, questo è stato il mio protocollo per un totale di 6 mesi quanto riguarda la ricrescita del mio capello, che purtroppo era caduto in una zona comunque abbastanza visibile, di cui io andavo abbastanza in vergogna. Vi parlo che già dal primo mese avevo un sacco di capelli in più. È ovvio che poi ho evitato di passare il ferro e passare la piastra, di legare il meno possibile i miei capelli, però anche se avessi fatto tutte le mie azioni quotidiane come piastra, legamento del capello, sicuramente questo protocollo mi ha salvato da un'alopecia veramente brutta. Ragazzi, se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about it.